the star. You can't stop my shine. I'm Bobby Cloud 9. My head's in the sky. I'm solo. I'm riding solo. I'm riding solo. I'm riding solo. Solo. Yeah, I'm feeling good tonight. Finally doing me and it feels so right. Oh, time to do the things I like. Going to the club, everything's alright. Oh, no one to answer to. No one is gonna argue. No. And since I got that hold off me, I'm living life now that I'm free. Yeah. Tell me you're my secret. Benvenuti in Sicilia, siamo a Solarino nel Siracusano, terra di grandi corte del passato, da quel marzo del 1977 quando Beppe Saronne vinse qui la sua prima corsa da professionisti, era il Trofeo Pantalica lanciato e inventato da Franco Meali, organizzatore romano, insieme agli amministratori di Ferla, Sortino, Solarino e Floridia, proprio per far decollare la necropoli Pantalica che poi ha avuto un grande sviluppo dal punto di vista turistico. Quindi Solarino ospita il trofeo Pantalica per Master con l'organizzazione dell'ACSI, del presidente regionale il dottor Giuseppe Barbagal, con il sovrintendente generale l'ingegner Michele Adorno. Dovrebbero essere circa 300 i corridori che sono arrivati qui a Solarino, che comunque stanno arrivando, quindi chiediamo all'organizzazione gli ultimi dettagli al momento. Siamo appunto in attesa degli ultimi iscritti e speriamo che tutto vada bene. Abbiamo fatto dato il massimo per la sicurezza, che è la cosa fondamentale, segnando bene la strada, dando ognuno i propri compiti, speriamo che tutto vada bene. Presenze straniere anche? Sì, qualcuno, anche se in realtà sono dei, in particolare ce n'è uno che è siciliano, è siracusano, però lavora in Vietnam, si trova da queste parti e sta partecipando alla gara. Un paio sono olandesi e poi in attesa quindi di uno sviluppo per il prossimo anno. Per quanto riguarda i chilometraggi, due sono ovviamente i percorsi, il medio da 75 km e il lungo da 140 km. Torniamo con il presidente regionale, dottor Giuseppe Barbagallo, per parlare di un tema scottante che riguarda tutto il ciclismo, ma in particolare credo il mondo dei master, ed è il problema del doping, anche alla luce dell'ultimo Giro d'Italia. Lei giustamente tocca un tema molto caldo e molto importante. Io sono da quasi 2 anni presidente regionale, come diceva lei, dell'ACS settore ciclismo. E in effetti il primo obiettivo che mi sono posto da quando sono presidente è proprio quello di combattere il doping, perché è chiaro che il doping è un fenomeno che distrugge l'etica dello sport, la correttezza sportiva, la regolarità e l'imparzialità delle gare. In merito a questo addirittura ho fatto pubblicare sul nostro giornale nazionale, quello che si chiama Odace, l'ex Sudace, un questionario dove metto: caro ciclista, il doping è un fenomeno, è una pratica distorta dell'attività sportiva, può creare più danni che apportare benefici per la salute. Sto cercando praticamente di indagare sulla informazione che hanno i ciclisti sull'utilizzo del doping, perché sono convinto che c'è molta ignoranza in merito e molti padri di famiglia non sanno quello che il male che si fanno e la malattia a cui possono andare incontro quando praticano il doping. Anche quando finiscono l'attività vengono fuori delle malattie di un certo tipo, che poi si ha anche un po' di vergogna, di condizionamento a dire che risale alle pratiche dopanti che sono state effettuate in carriera. Infatti, già da quest'anno, l'anno scorso l'avevo detto, quest'anno l'ho messo in pratica e molte persone che io non conosco mi ringraziano per questo, ma devo dire francamente che mi dispiace per quei ciclisti che già sono stati trovati positivi e sono stati messi fuori gara, mi dispiace per loro, sono fra le altre cose ragazzi che conosco, però sono estremamente contento, forse li abbiamo salvati da qualche tumore, da qualche infarto, da qualche altro. Che la medicina ancora non è riuscita ad appurare e a legare alle sostanze dopanti. Esattamente, esattamente. Le chiedo, qualcuno le confessa ogni tanto nel segreto ovviamente del suo ufficio, della sua professione, di aver fatto uso di sostanze dopanti e magari di volersene uscire? No, francamente non ho avuto nessuna confessione in merito, anzi vedo che c'è molta ritrosia, però sono convinto dell'ignoranza e allora vi farò avere i risultati di questa indagine assolutamente anonima, ecco.
rilasciata dai ciclisti, ma farò avere i risultati nella prossima assemblea nazionale che faremo, dove appunto dimostrerò della scarsa preparazione in merito. Perché? Le dico subito che affrontare il doping non si affronta ovviamente solo facendo i controlli, ma si affronta formando e informando i ciclisti sul danno che si fanno, informando i ciclisti che una corretta alimentazione, una corretta preparazione può sicuramente dare dei risultati. Benissimo. Può dare dei risultati. Poi ovviamente abbiamo menzionato in un'altra relazione che abbiamo fatto sulle sanzioni sia pecuniarie che anche di altro genere che sono afflitte ai ciclisti che praticano doping, e poi anche l'aspetto psicologico che è importante. E la cosa che mi dispiace, credetemi, dai dati del Ministero della Sanità, che il doping nei giovanissimi è in crescendo, e questo è assolutamente terribile. Sempre in zona partenza, non potevamo non portare i nostri microfoni, il professor Paolo Uccello, fra gli esperti del territorio. Professore, in tutti i sensi, ci può dare una lunga dissertazione sulla necropoli pantalica, ma ci può dire anche quali sono gli illustri ospiti che ultimamente l'hanno visitata e che lei ha accompagnato? Ma diciamo che Pantalica ha visto la presenza di tanti principi, e in particolare praticamente è stata visitata da diversi registi, per cui insomma un luogo di grande fascino, di grande spessore storico, un luogo che indubbiamente fa capire la forza di questo territorio. Pantalica è una necropoli con più di 5.000 tombe a grotticella scavate tutte nella roccia, che rappresenta la più grande necropoli di tutta l'Europa della tarda età del bronzo. Un luogo affascinante, se pensiamo che viene chiamata o la cultura delle api o la cultura dei morti. La cultura delle api perché è una sorta di immenso alveare con le sue 5.000 tombe, la cultura dei morti perché c'era più rispetto dei morti che dei vivi, perché per scavare queste tombe si facevano calare per la vita e scavavano appesi, per cui il rito dell'inumazione era così difficile. È l'inversione del principio delle piramidi praticamente, anziché svettare verso il cielo, andare nel sottosuolo. Bravissimo, è un principio anche probabilmente culturale. Quando l'uomo percepisce che non c'è rimedio alla morte, la monumentalizza, per cui si ha la monumentalizzazione della morte, e nello stesso tempo è un modo di dichiarare la propria forza a chi verrà successivamente. Quindi sono tantissimi messaggi, quindi un luogo affascinante sia per la storia ma anche per l'evoluzione dell'uomo. Non dimentichiamo che c'è il più antico palazzo d'Italia, il Palazzo del Principe, un palazzo del XIII secolo avanti Cristo, ma non dobbiamo neanche dimenticare che la necropoli è scavata su una delle riserve più importanti di tutta la Sicilia e del meridione d'Italia, cioè stiamo parlando della necropoli di Pantalica, ma stiamo parlando anche della Valle dell'Anapo, che è una RNO, cioè una riserva naturale orientata, gestita dall'azienda Foreste Demaniali in modo egregio, che fa più di 60-70 mila visitatori l'anno, ed è un luogo affascinante perché vi scorre questo fiume, che è un fiume, l'Anapo, bellissimo. Pensate che... Mi pare che c'è la coltivazione del papiro sulle rive. Alla fine del percorso, dove l'Anapo incontra poi il Ciane, sì, crescono i papiri, è la più importante colonia di Cyperus papyrus di tutta l'Europa. Il continente praticamente, perché insomma in quel momento la Sicilia consideriamolo Europa, ecco, e quindi conseguenza sarebbe il trasferimento da quella che è l'altra faccia del Mediterraneo, dalla nostra parte di qua. Sì, indubbiamente stiamo parlando di una pianta che un tempo si credeva donata dai faraoni, ma che oggi sappiamo che è invece un endemismo, cioè un relitto di passate condizioni climatiche, per cui una specie importantissima anche sotto il profilo scientifico. Mi sto sempre allenando qua nelle mie strade, che mi serve anche a motivarmi un po'. E dal 3 di luglio partiremo col gruppo della Vuelta, andremo sulle Dolomiti a San Pellegrino, faremo 20 giorni di altura e poi inizieremo col Giro di Polonia, Vuelta Burgos, e proseguire per la Vuelta. Dal tuo osservatorio particolare, Contador, come lo vedi? Ma conoscendo Alberto, per me farà un gran tour, magari non sarà facile per lui come gli altri anni vincerlo, perché ha un avversario fortissimo come From, però lui è carismatico, una persona che non molla mai, e anche per From sarà duro batterlo. C'è un rimpianto per alcune assenze che tu capisci bene quali sono, al prossimo tour, e vista l'assenza di Wiggins? Ma
ci sono dei brevi corridori, perché Contador, From, Evans, Burrito, Rodriguez e Valverde faranno la loro parte, ecco. Non mancano quelli forti, manca Nibali che ha fatto il giro, mancano noi come Astana abbiamo Fulsgan che sarà il capitano, e una squadra sarà lì per vincere le tappe e piazzarsi in classifica. L'ultima domanda è questa: al ciclismo siciliano manca soltanto il Tour, perché con Beppe Palumbo, che è proprio di Solarino, si sono vinti due mondiali juniores, con Nibali Vuelta e Giro. E allora fra Tiralongo, Visconti, che ha vinto il campionato italiano due volte, mancano ancora Tiralongo in assoluto e Nibali al Tour. Aspettiamo molto o poco per chiudere il cerchio? Ma scontate che la Sicilia sta comandando tutto. No, guarda, in Sicilia siamo un bel gruppo di corridori, come hai detto te, Visconti, io, Nibali, Caruso, siamo un bel gruppo di corridori che è sempre protagonista ogni corsa. Il Tour sarà il nostro obiettivo dell'Astana, dei Nibali, l'anno prossimo sicuramente. Dobbiamo soltanto valutare se fare Giro e Tour o se puntare solamente al Tour. Comunque l'obiettivo principale dell'anno prossimo sarà il Tour. Basta la vista allora, Paolo Tiralongo. Dai, crepi il lupo, dai. Bene, questa è quella che comunque nasce dalla comunicazione in rete, giusto? Giustamente, sì. Siamo stati su siti, l'abbiamo trovata, l'abbiamo presa subito. Beh, questa è testimonianza. Grazie, buona pedalata. Io mi vado a cercare qualcun altro. Tu conoscevi il tracciato del Pantalica storicamente? No, non l'ho fatta mai in bici. Ovviamente la conosco perché sono originario di qui, però non l'ho mai fatto in bici. Ok, da dove arriva? Nome e cognome? Da dove arriva? Lei ha fatto, mi raccontava ieri, una gara molto particolare. Una, quella dell'Etna? Che mi diceva... Quando la cosa piace si soffre. È bella soffrire. Sì, esatto, perché uno che va in bicicletta se non sta a soffrire non ci deve andare. Lei ha iniziato presto da giovane o è venuto dopo con la sindrome di Peter Pan? Sì. Diciamo tutti da parte, però sono sempre pericolose. Bene, il gruppo è una giornata di divertimento e deve essere di divertimento per tutti. Ed eccoci dopo la serie delle interviste alle immagini più attese dagli sportivi davanti ai teleschermi, le immagini di corsa di questo trofeo Pantalica che, come detto più volte, è tornato sulle strade del Siracusano, nel territorio che fu caro a Franco Mealli, l'organizzatore romano che inventò la corsa quando essa era riservata ai professionisti. E che vide naturalmente, come tutti quanti gli appassionati sanno, quel primo successo di Beppe Saron nel marzo del 1977. La sede di arrivo è la stessa di allora, l'organizzazione ovviamente è cambiata, è affidata all'ingegner Michele Adorno con la supervisione del presidente regionale dell'ACSI, dottor Barbagallo, che è qui il nostro ospite in postazione proprio per commentare le immagini, al quale diamo il nostro benvenuto e la buonasera. Grazie, buonasera. E quindi stiamo vedendo le immagini che portano la carovana dei corridori dalla postazione qui sul corso di Solarino fino al cosiddetto chilometro zero. Sono scortate dalle auto della polizia, dalla scorta tecnica prevista dall'organizzazione, vale a dire dall'associazione Ruota Libera che è affiliata all'ACSI, e dalle motociclette della Polstrada. Credo che oltre che alla Polstrada, ai carabinieri e ai vigili urbani, il presidente regionale voglia porgere anche il suo ringraziamento. Sì, grazie. Io desidero ringraziare, oltre alle forze dell'ordine, anche i 10 motociclisti che sono stati contattati, riuniti e formati nel leggere la corsa, nel leggere la gara per la sicurezza dei ciclisti. Bene, e quindi arrivati al chilometro zero avviene la partenza ufficiale. Avviene la partenza ufficiale, i corridori ovviamente scattano già per prendere le prime posizioni. Il caldo, abbiamo visto un termometro in piazza segnare 34 gradi, clima afoso e naturalmente non molto indicato, però ci sarà un grande consumo di bevande proprio perché i corridori possano superare il problema della disidratazione e portarci con tranquillità fino al traguardo. Percorso corto da 75 km, percorso lungo da 140 abbondanti.
naturalmente al percorso corto ci sono iscritti la maggior parte dei corridori, gli altri proseguiranno fino in fondo. Abbiamo trovato anche corridori che hanno avuto un ottimo passato nelle categorie agonistiche, per esempio Antonino Figuro, abbiamo visto anche Amaru, abbiamo visto dell'Albani, eccetera, e siamo convinti che questi corridori ci porteranno nelle posizioni di testa per cercare di conquistare il primo successo di questo Pantalica che ritorna sulle strade dell'antichissima necropoli, così come ce l'ha raccontato stamattina il professor Paolo Uccello. I corridori hanno il dorsale dei colori differenti a secondo per quale percorso abbiano optato, iscrivendosi presso la società Ruota Libera. A questo punto, vedendo le immagini, vorrei chiedere di nuovo al presidente regionale dottor Barbagallo qual è il suo primo bilancio, così a colpo d'occhio, guardando le immagini e aspettando di andare verso il traguardo, dove poi vedremo ovviamente i vari arrivi. Sicuramente è un bilancio positivo. Forse ci poteva essere qualche iscritto in più, però credo che stamattina la presenza di Denas ha scoraggiato un po' di gente. E comunque, nonostante siano partiti meno ciclisti a questo punto, mi ritengo assolutamente soddisfatto, proprio perché sicuramente, nonostante i controlli antidoping che sono stati fatti alla fine delle due gare, i ciclisti risulteranno sicuramente puliti. Le voglio fare questa domanda, visto che lei ha accennato alla presenza dei NAS per la seconda volta consecutiva, fra l'altro, sulle strade del ciclismo siciliano, perché c'era il precedente di Avola. Le chiedo, ma giravano corridori questa mattina presto e quando hanno visto o hanno captato la presenza dei NAS hanno rinunciato a correre? Allora, questo io non lo so, non l'ho potuto notare. So che c'erano più iscritti e ne sono partiti un po' di meno. Volevo precisare che la passata la corsa, la gara precedente non era ad Avola ma era a Nicosia ed è stata la prima Gran Fondo Valdemone Nicosia organizzata dalla stessa associazione ciclistica Ruota Libera Nicosia, sia a Nicosia che a Solarino. Questo qua è il trofeo Pantalica. Lei è originario di Nicosia? No, io sono originario di Solarino, però abito e lavoro a Nicosia. Ah, ecco, quindi c'è un legame, sì, per cui ha voluto portare il ciclismo anche lì. Sì, assolutamente sì, anche perché la culla del ciclismo è proprio Solarino, Avola, Noto, Floridia. E mi addebitano a Nicosia la nascita un po' del ciclismo da quanto lavoro lì a Nicosia in ospedale, faccio il medico e sono lì. Ripeto, una cittadina in quella posizione in altura, cioè in Ebrodi a 900 metri di altezza, non è che sia insomma un terreno ideale. Sì, infatti quando sono arrivato abbiamo fondato la prima associazione ciclistica circa 18-20 anni fa e da lì è partito il ciclismo a Nicosia, anche se c'era qualcuno che già praticava il ciclismo a Nicosia, ma così assolutamente ciclamatoriale. Vediamo che Antonino figura nelle prime posizioni, con lui c'è Antonio Rubino e questi sono i due corridori che hanno staccato via via gli avversari e si vanno portando verso il 75esimo chilometro, dove appunto ci sarà poi la conclusione. Un percorso che sfiora, lasciandola alla propria sinistra, la necropoli di cui abbiamo parlato, che poi è il fulcro del territorio ed è quella che fu valorizzata con grande anticipo sui tempi, quando non si parlava di marketing, proprio dagli amministratori di Ferla, Sortino, Solarino e Floridia, il quadrilatero dove Franco Meali portò il Pantalica e dove si alternavano partenze e arrivi ogni anno da due località diverse, proprio per consentire rotazioni a tutte di poter avere una valorizzazione del territorio. E il ciclismo, credo che il presidente Barbagallo sarà d'accordo, a vantaggio di tante altre discipline, non abbiamo bisogno di far nomi, ma gli sport da palazzetto, gli sport da stadio consente di poter far vedere in contemporanea cultura, immagini, paesaggi e fare anche attività. Sì, se paragoniamo il ciclismo con gli altri sport, voglio dire una cosa, fino ad oggi il ciclismo è stato l'ombrello del doping, si sono rivolte sempre al ciclismo parlando di persone che si dopavano, è vero. Ma sicuramente anche negli altri sport sono state trovate parecchie persone positive al doping. Smettiamola tutti quanti, lo sport è vita, è salute, non è danno, non è malattia.
E quindi, come vedete, il dottor Barbagallo nella sua veste di medico, oltre che di grande sportivo, torna a battere questo chiodo sul quale abbiamo avuto fra l'altro le ultime negative esperienze del Giro d'Italia, con le dolorose fermate, come vogliamo chiamarle, imposte dalla legge sportiva a corridori come Danilo Di Luca, che ha un ottimo passato, non parliamo degli altri, non ne facciamo neanche il nome. E adesso arriva il tour e naturalmente siamo un po' così, con le mani nei capelli, in attesa di vedere quello che potrebbe succedere anche lì, anche perché la legge francese la mette subito sul piano penale, non scherza per niente, e questo l'abbiamo visto in passato con Ricò, con Piepoli e con altri corridori italiani. Andiamo ancora sulle immagini. Dunque, perde terreno Rubino, rimane con un discreto vantaggio Antonino Figura, mentre da dietro emerge Alessandro Dell'Albani, che sembra volersi portare in una posizione più avanzata, probabilmente lasciandosi alle spalle Rubino. E in effetti, con il passare dei chilometri, ormai nella seconda metà della medio fondo, avviene proprio questo, che Dell'Albani va ad agganciare Antonino Figura e i due si portano verso la parte finale della corsa, corsa che ovviamente rimane incerta, anche perché Rubino non demorde, più dietro gli altri, fra cui si segnala Intagliata fra i corridori più attenti. Poi gli altri ovviamente, che si dedicano al percorso lungo, gestiscono bene le forze in modo tale da bilanciarle per le 4 ore abbondanti che li aspettano. E fra loro segnaliamo anche delle presenze di siracusani all'estero, segnaliamo anche la presenza di 3 maglie olandesi, fra cui quella della signora Amanda Winters, che potrebbe anche essere fra le protagoniste femminili, visto che abbiamo solo 2 partenze, c'è anche la Di Martino qui in gara al Pantalica. Si va verso il finale del tratto corto. Chiederei intanto al dottor Barbagallo se il prossimo anno pensate di cambiare leggermente il percorso pur rimanendo in zona. Ma magari se ci sarà qualche piccolo cambiamento, ma fondamentalmente le strade del Pantalica sono quelle, si attraverserà il comune di Cassaro, di Ferla e di Sortino, come diceva prima lei il quadrilatero è quello, per cui ci sarà magari qualche piccolo cambiamento nella parte cicloturistica, ma fondamentalmente la parte agonistica sono quelle le strade. Perfetto, ci avviamo quindi alla conclusione del tratto che riguarda la medio fondo, mentre Rubino si riporta di nuovo sul battistrada su Antonino Figura della Dasti di Noto, e Dell'Albani torna indietro, per cui c'è una coppia al comando che dovrebbe portarsi al traguardo sul corso di Solarino. Questo è un po' il dettaglio verso il finale della medio fondo, mentre gli altri dovrebbero essere una buona quarantina, andranno a proseguire per il percorso lungo di ben 150 km, giungendo al traguardo, io credo, non meno di 1 ora e mezzo dopo i migliori del percorso corto. Questo è lo schema quindi del trofeo Pantalica in questo momento. Questo è lo schema, dicevamo, che si va delineando per il finale del Pantalica. Cogliamo l'occasione anche, ed è inevitabile e giusto, chiedere al Presidente regionale dell'ACSI quali sono i programmi che avete da qui alla fine e le ambizioni dalla fine della stagione e le ambizioni per il prossimo anno. Beh, il campionato regionale per le Gran Fondo è finito, finisce oggi. Avevamo un'altra prova il 1° settembre, ma per motivi tecnici di viabilità è stato sospeso, quindi finisce oggi. Ci saranno delle altre gare piccole dei circuiti e poi ci faremo l'assemblea regionale e programmeremo il prossimo anno. Quanti sono tesserati ACSI? In Italia sono circa 50.000, in Sicilia siamo intorno a 2.000 qualcosa. Numero di gare? Parecchie, specialmente nel Messinese, nel Catanese e in tutte le province direi. E dico nel Messinese e nel Catanese perché ci sono i maggiori tesserati, sono circa 500 su Catania e 500 su Messina, ma anche le altre province non disdegnano e fanno parecchie gare. E dunque ci avviamo alla conclusione con queste ulteriori notizie forniteci dal Presidente regionale dell'ente che ha organizzato la manifestazione qui a Solarino. Allora, coppia al comando, però Antonino Figura allunga e ha una quarantina di secondi buoni nei confronti di Antonio Rubino, quindi si va delineando l'arrivo con le immagini che state per vedere. Vittoria nel percorso corto per Antonino Figura della Dasti di Noto.
con un vantaggio che, ripeto, viene calcolato da noi ufficiosamente, così al volo, vedendo le immagini, in circa 40-45 secondi nei confronti del secondo, che è Antonio Rubino, mentre più staccato dietro Alessandro Dell'Albani, e poi alle sue spalle intagliate via via tutti gli altri che hanno scelto questo tipo di percorso. A questo punto le immagini ovviamente cambiano e vanno sul finalissimo del percorso lungo. Percorso lungo che vede tra i protagonisti di questo finale veramente molto molto avversato dal caldo, con la temperatura salita oltre i 35 gradi, per non parlare delle due salite, naturalmente, di una distribuzione difficile delle forze atletiche che vanno comunque integrate lungo il percorso con molta acqua per poter reggere lo sforzo e la disidratazione. Ecco che in prima posizione c'è Paolo Cavalieri, corridore ragusano, protagonista più volte in questa stagione, che sembra involarsi verso il traguardo, diciamo sembra perché non vediamo ancora l'immagine conclusiva, ma dovrebbe quindi giungere da solo, e così sarà infatti. Paolo Cavalieri si va ad aggiudicare il percorso lungo della Gran Fondo del Pantalica edizione 2013, organizzazione della Ruota Libera Axi di Solarino, e alle sue spalle c'è Amaru, altro corridore ragusano di una vecchia scuola, che ha portato anche un altro Amaru sullo scenario nazionale con i suoi ottimi risultati sia in pista che su strada. Questa è la conclusione quindi del trofeo Pantalica, mentre noi adesso torniamo alle interviste proprio con i protagonisti, e ringraziamo per l'occasione il presidente regionale, professor dottor Giuseppe Barbagallo, per la sua presenza con noi. Grazie, grazie, buonasera. Il vincitore del percorso corto, quello dei 75 chilometri. Diciamo che la prima edizione del trofeo Pantalica ha rimediato una gran bella figura. Questo è vero, un gioco di parole, ma soprattutto perché Antonino Figura è stata una delle figure classiche, tradizionali del ciclismo di questa parte della Sicilia. Arriva da Noto, la città del velodromo, fra l'altro. E naturalmente tutti sanno la bella carriera che ha fatto, che poi a un certo punto lo ha portato, per le esigenze di vita quotidiana, a tornare a casa, a tornare in Sicilia e a riprendere comunque la bicicletta, perché la passione non tramonta mai. Sì, la passione non tramonta mai, e poi sono costretto, ho dovuto lasciare la bicicletta per un incidente, quindi la mia vita è cambiata tra virgolette, diciamo, ringraziando in bene, perché alla fine si lavora e si fa come hobby il ciclismo ormai. Ed eccoci qua con il vincitore dell'estenuante percorso lungo, Paolo Cavalieri da Ragusa. Ha annunciato più il caldo sulla media oppure gli avversari? Il caldo, il caldo oggi ci ha fatto soffrire abbastanza. Il percorso molto duro anche, niente, gli avversari, ecco, parliamone un po', soprattutto nel finale, gli avversari tosti, tutti tosti, tutti tosti. In particolare Gianni Amaru, Mina Capelli, Lo Faro, tutti ottimi atleti che ogni domenica ci diamo battaglia sulle Gran Fondo della Sicilia e anche internazionale. Come si è arrivati al podio di oggi qui a Solarino? Ecco, ci vogliamo fare una descrizione proprio del finalissimo. E come ci siamo arrivati? Gli ultimi 5 chilometri ci siamo controllati in maniera meticolosa e niente, poi ce la siamo giocata qua nel finale, negli ultimi 500 metri. Ho provato da lontano e mi è andata bene, tutto qua. Ed eccoci con l'ingegner Michele Adorno, come dire, un vulcano nella provincia di Siracusa, non c'è soltanto l'Etna qui a 80 km, ecco, perché ha fatto tutto da questo inverno, ha portato il Pantalica a rinascere. Ha 35 anni, gli anni passano, e lo dobbiamo dire con rammarico, sì, da quel famoso marzo del 1977, quando sulla stessa linea di arrivo Beppe Saronni, con lo svicolamento di un motociclista locale, comunque riuscì a vincere. Che conosciamo, ma anche il nome di questo motociclista. Giustamente, ma non lo diciamo, qui, non lo diciamo. No, però abbiamo le immagini in bianco e nero. Organizzatore era... Oggi ho saputo il nome. Ecco, quindi ci spiega Adorno i sacrifici di prima e il suo bilancio di adesso.
I sacrifici di prima sono stati tantissimi, ecco, perché organizzare una manifestazione di questo tipo in Sicilia, ecco, dove diciamo pecchiamo purtroppo per motivi storici di organizzazione, ma credo non più, ecco, visto che siamo dei giovani, che siamo stati anche all'estero, che abbiamo una mentalità moderna, diciamo, e che rispettiamo il territorio. Dal Pantalica, no, ecco, di tanti anni fa, no, insomma di quando io ero piccolino, di Beppe Saronni, eccetera, eccetera, allo sport in genere, ecco, che è uno sport, diciamo, salutare, sano, quindi unendo questo sport al territorio di Pantalica, no, che è una necropoli bellissima, la più antica della Sicilia, quindi noi cerchiamo in questo modo di promuovere il nostro territorio, la Sicilia, che è una terra bellissima. Il ciclismo dà la possibilità di far questo. Certo, ecco, che è una terra bellissima e che può portare, diciamo, benefici al nostro territorio. Quindi questo è, diciamo, l'obiettivo principale di questo, quindi promozione, sport, il prossimo anno spero anche cultura, ecco, perché ci vuole anche un innesto culturale su queste cose. Abbiamo chiamato un uccello come guida naturalistica, ecco, di Pantalica, ospite d'eccezione. C'è stato Paolo Tiralongo come ospite anche del tour, per un motivo di cuore, io lo ringrazio, sentimentale che ci lega, certo. E quindi il prossimo anno spero di portare qua Beppe Saronni, ecco, se vuole, ecco, io lo invito personalmente, visto che sono in possesso delle foto di quando lui vinse quella gara del 77, quindi ho le foto originali fatte dal nostro fotografo Toti di allora. O anche Cassano, insomma, Davide Cassano, ecco, sarebbe anche gradito, insomma, voglio dire, insomma, portare qualcosa e organizzare, migliorare anche la manifestazione, perché questa per me fatta a giugno è stata una prova organizzativa, quindi vedere se si può organizzare per bene un evento in Sicilia. Per quanto riguarda il numero dei partecipanti, siamo in grado di dire perché c'è stata una flessione rispetto alle attese anche di questa mattina, perché se c'è da tirare le orecchie a qualcuno, lo diciamo. No, la flessione, voglio dire, non sapevamo noi, diciamo, dalle telefonate sembravano di più, però diciamo rispetto alla prima manifestazione, insomma, ce ne sono stati 100 ciclisti in più, quindi vuol dire è stato organizzato comunque bene, quindi c'è stato questo richiamo, il messaggio è stato lanciato. I controlli antidoping non è che piacciono a tutti, quindi voglio dire, far partecipare i non tesserati a me non piace, quindi voglio dire, noi, diciamo, abbiamo fatto partecipare le persone che si sono volute sottoporre ai controlli antidoping e ai tesserati, quindi i non tesserati non potevano, quindi per un discorso assicurativo. Fatto questo, vuol dire, abbiamo fatto 300 iscritti giù per lì, ecco, sì. 23 giugno a Solarino, ecco, per me già è un obiettivo, non è per niente facile, grosso, certo. Ecco, noi speriamo 300 iscritti locali, giusto, speriamo che il prossimo anno le persone del nord, le altre, ecco, regioni del sud, ecco, vengono, diciamo, i ciclisti del nord vengono pure al sud a vedere queste bellezze naturalistiche e a divertirsi in Sicilia a Solarino. Perfetto, con questo augurio da Solarino è tutto. Nicola Carlone vi ringrazia e vi ricorda che il 30 giugno è in programma la Gran Fondo dell'Etna, mentre a Floridia il 7 c'è il Memorial Palumbo, poi la corsa continua, naturalmente si arriverà fino a ottobre.